Buonasera a tutti, sono Emanuele Caronia, sto portando avanti un progetto che si chiama PanMind e stasera vi parlerò di condivisione della conoscenza. Comincerò con una frase di George Bernard Shaw che dice che se io ho una mela e qualcuno di voi ha una mela e ce la scambiamo, alla fine dello scambio avremo una mela ciascuno. Ma se io ho un'idea e qualcuno di voi ha un'idea e ce la scambiamo, alla fine dello scambio avremo due idee ciascuno. In internet oggi ci sono essenzialmente... ero andato un po' troppo rapidamente effettivamente. In internet oggi ci sono essenzialmente due tipi di economie, delle economie basate sugli scambi commerciali. Gli esempi più famosi sono Amazon, Google o no, scusate, ricomincio. Grazie. Ma è stoppato perché ho detto ricomincio o ah, ok. No, dai, vai alla terza. Dicevo, stavo parlando di idee e quindi di saperi, di competenze, in una parola di conoscenza. E la conoscenza è una cosa immateriale, ma oggi estremamente importante, di immenso valore. Come dicevo, su internet ci sono essenzialmente due tipi di economia: un'economia basata sugli scambi commerciali come iTunes, Google, Amazon, e un'economia basata sulla condivisione. Gli esempi più noti sono Wikipedia, il progetto Gutenberg, il progetto New e tanti altri. Dicevo, ci sono autori come Lawrence Lessig che scommettono sui sistemi ibridi, cioè sul fatto di integrare sistemi basati sulla condivisione e sistemi basati sugli scambi commerciali. Questi sono appunto alcuni esempi di sistemi ibridi. E in questo caso bisogna valorizzare i due approcci facendo in modo che non interferiscano tra loro in modo negativo. In questo contesto si parla sempre di più di condivisione di conoscenza e del valore della conoscenza come bene comune. Ogni giorno abbiamo milioni di persone che pubblicano di tutto, da informazioni dalle più semplici alle più preziose, e lo fanno con i sistemi che conosciamo bene, YouTube, Flickr, Scribd, SledgeShare, i blog e tanti altri. Ma condividere, secondo me, è qualcosa di più di pubblicare e diffondere, che è quello che permettono di fare questi oggetti. Condividere vuol dire creare un ambiente in cui si può parlare un linguaggio comune, in cui ci sia un contesto di legale e tecnologico che permetta di riutilizzare quello che viene condiviso per ricondividerlo nuovamente. E appunto, quello che conta sono le relazioni tra gli individui, ma anche tra i contenuti, perché sono queste che danno valore effettivamente ai contenuti. I social media ovviamente in questo contesto hanno un ruolo molto importante, ma è altrettanto vero che i social media spesso, nella maggior parte dei casi, producono conversazione, che ha sicuramente un suo valore sotto molti aspetti, ma è volatile, è difficile fissarla, è difficile valorizzarla. Qui vi voglio parlare appunto di PanMind, che è il progetto che sto portando avanti da qualche mese con un team molto competente e molto motivato, e ve ne voglio parlare perché penso che sia una piattaforma, sarà una piattaforma web che contribuirà a dare valore alla condivisione della conoscenza e valorizzarla in quanto bene comune. La piattaforma semplicemente si baserà sulla pubblicazione e fruizione libera per tutti gli utenti, ma ci saranno dei servizi connessi che saranno a pagamento. In questo senso è un sistema ibrido nell'accezione di cui parlavo prima. Sarà un social media, avrà gli strumenti tipici delle social network, quindi la possibilità di creare un profilo, connettere gli utenti, creare gruppi per collaborare. Ma l'aspetto più importante, secondo me, è come questa piattaforma coniugherà le dinamiche proprie dei social media con la condivisione della conoscenza. Lo farà in tanti modi. Io vi parlerò adesso di qual è l'elemento base all'interno di PanMind della condivisione della conoscenza, ed è un oggetto che noi abbiamo chiamato RES, che è l'acronimo di Remixable Set, ma anche la parola latina che significa cosa. E essenzialmente lo potete vedere come un contenitore che gli utenti possono creare e a cui possono attribuire un nome che rappresenta l'argomento di cui tratta la RES, e in cui possono pubblicare qualunque oggetto, un video, un file audio, un documento, una pubblicazione, qualunque cosa. La community avrà la possibilità, attraverso una serie di azioni sulle RES, di organizzare e dare priorità ai contenuti più importanti. Questo ha un grande valore sia per i produttori di contenuti, che possono pubblicare all'interno di un contesto omogeneo e coerente e contare sulla community per la diffusione e la condivisione di questi oggetti, sia per i fruitori, che potranno partire da una raccolta già organizzata. Immaginate
che se volete cercare qualcosa su un argomento partite da una res invece che da una parola su un motore di ricerca. C'è un altro lavoro, quello che noi facciamo dietro le quinte, che è molto importante, che si basa su strumenti come il machine learning, le reti neurali e la teoria delle reti applicate ai sistemi complessi, e scommettiamo anche su un'altra cosa, cioè che la conoscenza si possa studiare e interpretare come se fosse un nuovo stato della materia, ma per questo ci vorrebbe un'altra presentazione. Alla fine spero di non lasciarvi solo con una mela, ma con qualche idea che valga la pena condividere.